Sera San Bruno, le novità nell'ambito della festa del fungo, con l'annuncio del sindaco di Capistrano Marco Martino. Nell'ambito della serata finale della festa del fungo a Serra San Bruno, il sindaco di Capistrano Marco Martino ha annunciato l'opera che sarà realizzata dal maestro orafo Michele Affidato e la cittadinanza onoraria al maestro orafo calabrese che tanto sta dando alla nostra regione Michele Affidato. Sentiamolo ai microfoni di Saro Gioitta. E intanto ringrazio e saluto con affetto l'amministrazione comunale di Serra San Bruno, con il capo sindaco, l'amico fraterno Alfredo Barillaro, che insieme alle associazioni hanno dimostrato davvero grande capacità di organizzare un'iniziativa così bella, perché è una delle iniziative più importanti all'interno del territorio provinciale. Quindi è un'iniziativa che oggi rispecchia la presenza di tantissime persone, è un'iniziativa che sta dando sicuramente grandi risultati e quindi io sono qui per essere vicino al lavoro dell'amministrazione comunale, di tutte le associazioni, di tutte le persone che hanno preso parte a questo bellissimo evento. L'amico anche Alfonso Grillo, presidente del parco, e poi Michele Affidato. Dicevate bene, Michele Affidato, il maestro Michele Affidato ha un legame encomiabile, indissolubile con la nostra comunità, perché a breve realizzerà, ecco, sta già impegnandosi per farlo, quelle che sono le corone per la Madonna, con la fusione dell'oro che ha fatto il nostro parroco Don Antonio Calafati. Sicuramente di questo ve ne parlerà in maniera più dettagliata il nostro parroco, perché è stato il promotore di questa bellissima ed importante iniziativa, ma come sindaco naturalmente sono molto onorato e fiducioso che sarà un lavoro straordinario. Michele Affidato nel nostro territorio rappresenta un punto di eccellenza, da noi ormai è come fosse un nostro concittadino, e vi dico una cosa, l'anticipo alla vostra emittente televisiva di Teleion, che a breve sarà insignito nel titolo di cittadino onorario. Quindi daremo la cittadinanza onoraria a Michele Affidato per continuare questo legame encomiabile, indissolubile, che speriamo continuerà a portare i suoi frutti, in vicinanza ad una persona che ormai ha dato grande prova di essere l'orafo più importante in Italia, ha dato grande prova di essere un grande maestro, e noi come capistranesi DOC vogliamo affrontare nel migliore dei modi questa bellissima esperienza che il maestro sta affrontando ormai a livelli nazionali, rendendolo partecipe di tutte le attività che andremo ad investire grazie anche alla sua persona.